Buongiorno da Piercarlo Lava, oggi sono con l'ingegner Franco Gabriele all'Istituto Tecnico Volta di Alessandria. Ecco, Gabriele, ma chi siete? Come hai detto, appunto, siamo l'Istituto Tecnico Alessandro Volta di Alessandria e gli studenti che vediamo qua riuniti sono una parte della quarta AE. AE sta per elettrotecnica e automazione. Ecco, come nasce l'idea di partecipare alla gara di automazione? Beh, l'idea di partecipare nasce dal fatto che l'anno scorso il laboratorio di sistemi, che è quello in cui ci troviamo ora, è stato completamente rinnovato con tecnologie più avanzate sia per quello che riguarda i PLC sia i computer. Quindi abbiamo deciso di partecipare a queste Olimpiadi dell'automazione proposte da Siemens, anche se noi partecipiamo per la prima volta, anche se è la sesta edizione. Ecco, cosa avete deciso di sviluppare per la competizione? Ecco, noi avevamo l'aula già attrezzata con i PLC, ma ci mancava l'hardware e non avevamo tempo di realizzarli noi. Per fortuna ci è venuto in aiuto la GEFIT, che è un'azienda che collabora con la scuola grazie al CTS, che è il Comitato Tecnico Scientifico, la quale GEFIT ci ha fornito il macchinario che è alle mie spalle, non solo il macchinario ma anche i tecnici che ci hanno aiutato a montare, diciamo, il macchinario. Ecco, questa stazione che appunto si vede nelle immagini di cui tu hai parlato prima, ecco, in cosa consiste esattamente? Questa stazione serve per avvitare tappi di genere alimentare e che saranno destinati per prodotti alimentari. Noi ci siamo occupati della parte software, quindi far muovere la macchina. Ecco, ma quanti siete a lavorare a questo progetto e con quali compiti? Siamo una decina di studenti, come detto dal mio compagno, i miei compagni alla sinistra sono quelli che si occupano del software, compreso me, quelli alla mia destra si occupano dello schema elettrico. Mentre qua senti c'è anche il gruppo che si occupa della relazione tecnica. Come si svolge questa gara? Per partecipare praticamente abbiamo dovuto fare una relazione tecnica con spiegato passo passo come funziona la macchina integrata con un video. Invieremo tutti questi dati a una commissione che l'esaminerà e ci dirà la classifica entro il 10 maggio. Ecco, sì, va bene, ma che cosa si vince? Si vince un premio, che premi non in contanti, premi in attrezzature che andranno a incrementare le attrezzature, i componenti che sono già presenti in quest'aula. Fortunatamente i premi, la vincita, diciamo, del premio si divide in due parti. La prima parte diciamo che si chiama entry level, che è per gli studenti che partecipano alla gara per la prima volta, mentre i veterani di questa gara che hanno già partecipato altre volte, quindi la ricompensa, diciamo, la vincita è equilibrata, diciamo, è equilibrata in questo modo. Bene, ecco, su quali aspetti la commissione valuterà progetti, quindi anche il vostro? Come detto all'inizio, siamo alla sesta edizione ed è una iniziativa della Siemens, un'iniziativa lodevole che è fatta col supporto ovviamente del Ministero dell'Istruzione. E si chiama Olimpiadi dell'Automazione 2014. Ovviamente trattandosi di una gara su automazione, quindi con la costruzione di una macchina, non si può certo inviare una macchina, come ha detto lo studente, si invia un progetto. E questo progetto verrà valutato da una commissione tecnica che sarà formata da personale della Siemens, ovviamente, e anche da personale del Ministero. Tutta la documentazione verrà valutata in che senso? Soprattutto nella creatività e innovazione e nella possibilità che le idee messe in campo dagli studenti possano diventare un'applicazione pratica. Dopodiché, dopo gli aspetti, diciamo, generali, il progetto viene valutato nella completezza dei documenti, nella qualità della documentazione stessa e ovviamente nell'assenza di errori. Tutto il lavoro è stato fatto, diciamo, a partire da subito dopo le vacanze di Natale, come abbiamo detto. Qua c'è una rappresentanza e tutto il gruppo consta di una decina di studenti
e con il supporto di tutta la scuola a partire dal preside e proprio più in dettaglio due insegnanti, il sottoscritto, diciamo coordinatore del progetto, e la mia collega che è presente, la professoressa Maiolino. Io ho coordinato il gruppo di ragazzi che si è occupato della stesura della documentazione tecnica, degli schemi tecnici e della relazione. Certo, ecco, vogliamo ribadire un attimo questo progetto, quali saranno per questo progetto appunto le applicazioni pratiche, perché ne abbiamo appena accennato prima. Sì, l'azienda che ha dato il supporto, un'azienda importante del territorio, ha potuto prestarci quella che per loro è una stazione di test, ma i risultati tecnici che possono venire fuori da questo tipo di macchina sono i risultati di tempi di realizzazione del prodotto per poi arrivare al progetto definitivo di una macchina che in linea di massima potrebbe essere costruita con una quarantina, tra 30 e 40 stazioni complete come la nostra, per garantire le capacità produttive richieste dal cliente. E dal mercato, ovviamente. E dal mercato, certo. Possiamo dire che è un'esperienza di lavoro di gruppo importante per i ragazzi, che li avvicina al mondo del lavoro durante la scuola? Sicuramente, trattandosi tra l'altro di una classe quarta, possiamo dire che l'esperienza è stata assolutamente positiva, anche se i ragazzi hanno dovuto veramente impegnarsi molto. Consideriamo che questo gruppo da gennaio fino ad oggi ha impegnato parecchi pomeriggi tutte le settimane, quindi siamo andati ampiamente oltre. Però la ricompensa è un'esperienza formativa al di sopra del normale e soprattutto il contatto con un'azienda del territorio di estrema eccellenza, un'azienda che per l'80% esporta al di fuori del nostro paese. Parliamo della Gefit, che ha una sezione in Alessandria e una a Fubine. Nello specifico, tengo diciamo, a chiarirlo, la parte della Gefit che ha collaborato è la sezione di Fubine, con un piccolo intervento anche di quella di Alessandria. Credo sia anche importante dire un qualcosa in più agli spettatori, e cioè che i tecnici che ci hanno aiutato, i tecnici delle aziende, quindi i tutor, sono nostri ex studenti che dopo 10 anni di lavoro in queste aziende hanno, diciamo, con grande piacere messo in campo la loro esperienza per aiutare i nuovi studenti, che per l'azienda diventano contatti con risorse di personale molto importanti per lo sviluppo in futuro. Quindi possiamo dire che, contrariamente a quanto pensano alcuni, per fortuna pochi, non è vero che la collaborazione tra il mondo privato e la scuola sia negativa, anzi. Anzi, assolutamente, in un momento in cui, possiamo dirlo, le risorse che provengono dal governo centrale sono rare e assolutamente diluite nel tempo, il rapporto con le aziende diventa fondamentale. E il CTS è la prova, il CTS è questo organo che è stato, diciamo, introdotto con la riforma, ha dato in questi ultimi 3 anni da quando è nato risultati notevoli in senso di formazione verso gli studenti, verso gli insegnanti e di sostegno ai laboratori. Diciamo che l'obiettivo della sinergia tra aziende e scuola è quello di orientare i programmi, orientare la formazione affinché si vengano a soddisfare le esigenze delle aziende del territorio, quindi è fondamentale. Certo, quindi questi ragazzi hanno prodotto ingegno, passione e impegno, saranno sufficienti per vincere la gara? Io dico di sì, ce la mettiamo tutta, ma abbiamo ancora qualche giorno per completare i documenti, ma potremo risentirci in un prossimo futuro con i risultati. Bene, complimenti a tutti e auguri. Grazie. Grazie. Grazie.